appare e scompare tra l'erba alta, felice di essere un cane. La sua sensibilità saprà accompagnare anche il mio cammino. Il suo nome completo è Labrador Retriever, che significa cane da riporto. È un fattore basilare che non possiamo dimenticare, perché lui il riporto ce l'ha nel sangue. Il riporto è la sua vita, la sua passione, il suo orgoglio di cane, ma non dobbiamo pensare che la razza sia strettamente riservata ai cacciatori. Non è il fucile a rendere felice un Labrador. Le cose davvero indispensabili sono un po' di oggetti da riportare, può trattarsi anche di una pallina, e soprattutto tanta acqua. Per lui, bagnato è bello, in ogni stagione e ad ogni ora. E amando il padrone più di ogni altra cosa al mondo, il Labrador troverà del tutto normale dividere con lui le più grandi gioie della sua vita. Parliamo subito anche dell'altro problema che il padrone di un Labrador dovrà sicuramente affrontare, quello di una coda animata da un'allegria senza limiti, così entusiasta che sembra avere vita propria. Questa è una delle caratteristiche più tipiche e più gradevoli della razza quando siamo all'aperto. Al chiuso può combinare un bel numero di disastri, specie quando il cane è giovane. Il Labrador è un cane talmente dolce, docile ed affidabile che è davvero difficile parlar male di lui. È un cane di costituzione robusta, raccolto e molto attivo. Ha un cranio largo, torace ampio e profondo, costole larghe e ben cerchiate. Il posteriore e il rene sono larghi e robusti. Ha un ottimo temperamento ed è un cane molto agile. L'olfatto è eccellente, la bocca è morbida, è molto amante dell'acqua. È un adattabile e affezionato compagno. Il temperamento è intelligente, attento e condiscendente, desideroso di piacere. Di indole compiacente, non è mai aggressivo o timido. Il Labrador è veramente un cane per tutti. Adora i bambini, è dolce e tranquillo con gli anziani, è un robusto e resistente compagno di passeggiate per i giovani più dinamici. È insomma un cane che non presenta controindicazioni né effetti collaterali. Ma se lui è un cane per tutti, non è altrettanto scontato che tutti possano essere padroni adatti a lui. Il padrone ideale di un Labrador è innanzitutto una persona che ha molto tempo da dedicargli. Questa razza ha un bisogno vitale di compagnia umana. Il padrone ideale deve sapere che la coda di un giovane Labrador deve avere ampi spazi a disposizione. Il resto del cane richiederebbe spazi più contenuti, ma purtroppo viaggiano sempre insieme. Meglio se la casa dispone anche di un giardino, in cui il cane possa sfogare la sua grande vitalità. Il Labrador ama moltissimo i viaggi in macchina, che considera la sua cuccia semovibile. Finché è molto giovane, aiutatelo a salire e scendere, senza chiedergli di saltare. È uno degli sforzi da evitare, perché potrebbe danneggiarlo. Il Labrador è spesso un mangione, specie da cucciolo. Bisogna assecondare i suoi desideri, perché è importante che il cane si costruisca quello strato di grasso sottocutaneo che gli permette di lavorare a lungo in acqua senza sentire freddo. Quando esce dall'acqua, il Labrador va asciugato bene, soprattutto alla base della coda. Se rimane umida, questo può causare una dolorosa contrattura dei muscoli adduttori. Il fenomeno è detto broken tail, coda rotta, perché il cane la tiene bassa e rigida e guaisce ogni volta che tenta di muoverla. Una buona asciugatura evita questo problema. Come abbiamo visto, il Labrador è un animale bello, intelligente, utile e versatile. Ma un Labrador è qualcosa di più. È un amico capace di insegnarci che la felicità può essere racchiusa in uno specchio d'acqua, che ogni momento della vita è una gioia, che sentirsi parte della natura e amare tutti gli esseri viventi è la cosa più semplice e naturale del mondo. Il Labrador è un allievo dotato e tenerissimo, ma è anche un grande maestro. E il suo è un insegnamento prezioso da non dimenticare mai.